Sardegna nel pallone presenta Fuori onda. Commenti sulle partite del calcio sardo. Amici e amiche del calcio sardo, bentornati a Fuori onda, l'appuntamento settimanale con le voci dei protagonisti del calcio sardo dalla Serie D alla seconda categoria. Prima di cominciare vi ricordo il nostro contatto di posta elettronica, scriveteci a calciosardo@libero.it. Possiamo partire con il primo collegamento telefonico. Questa settimana iniziano i play-off e i play-out nei principali campionati regionali. Cominciamo con il campionato di promozione, presentando la grande sfida di domenica tra Codongianos e Valle d'Orio. Lo facciamo con il mister del Codongianos, Francolino Fiori. Buonasera e benvenuto a Fuori onda, mister. Grazie, buonasera a tutti. Allora, voi siete sicuramente una delle più belle realtà di questo campionato di promozione, una squadra partita con l'obiettivo di conquistare il suo scudetto, la salvezza, invece vi trovate addirittura al secondo posto con la possibilità di giocarvi il salto di categoria contro il Valle d'Oria. Certo, sì, come hai detto tu, eravamo partito con l'obiettivo solito della salvezza, ecco, però avendo una squadra giovane, dopo aver avuto un inizio un po' tentennato, diciamo, no? Abbiamo fatto un campionato, un girone di ritorno alla grandissima, e abbiamo proprio conquistato tantissimi punti che ci hanno proiettato verso questi playoff. Ecco, la sua squadra aveva tra l'altro tra le sue fila un attaccante che ha fatto davvero tantissimi gol, Dettori, insomma, sicuramente da lei ha preso buoni insegnamenti, no? Sì, a dire il vero, Dettori, quando arriva io, giocava, non diciamo da punta, ma da esterno di centrocampo. E viste, dopo qualche allenamento, visto le grandi qualità che aveva in fase realizzativa, ho voluto provare a farlo giocare come seconda punta, e diciamo che è stata una decisione importante, perché ha fatto veramente tanti gol. Ma questo comunque deve rendere merito anche ai suoi compagni, che l'hanno messo sempre in condizioni di dare il massimo e di cercarlo molto sotto rete, ecco. Certo, ecco, vista da fuori il Codongiano è una squadra direi camaleontica, che sta molto bene in campo, è molto compatta e poi sfrutta, insomma, le situazioni nel modo migliore. Dal di dentro invece, quali sono i segreti del Codongiano? Ma i segreti sono quelli di grande applicazione durante la settimana, anche perché per avere qualche risultato, io sono sempre del parere che durante la settimana bisogna lavorare non so, oltre sul fatto fisico, ma anche chiaramente sul piano tattico, cercare di proporre qualcosa che poi la squadra deve cercare di riportare la domenica, e quindi una volta che assimilate determinate cose, diciamo, ci siamo trovati in vantaggio, penso, rispetto ad altre squadre proprio in questo tipo di situazioni che siamo riusciti a portarle durante i 90 minuti e ad ottenere grossi risultati. Certo, mister, il fatto di dover giocare questa partita decisiva con il vantaggio del fattore campo e sapendo che poi in caso di parità dopo i tempi supplementari sareste voi a passare in quanto meglio classificati, potrebbe condizionare psicologicamente la squadra? Ma guarda, dico la verità, questa cosa l'abbiamo saputa oggi, dico a dire la verità, però quando affronti una squadra forte, diciamo come il Valle d'Oria, c'è poco da fare calcoli, ecco, perché se tu ti metti a fare calcoli pur sapendo che un pareggio potrebbe andare bene, non siamo quel tipo di squadra, onestamente. Noi cercheremo di fare il gioco che abbiamo fatto sempre durante tutto l'anno, e poi se sarà il campo a decidere quale sarà la squadra migliore per passare il turno, ecco. Ecco, quali sono i pericoli maggiori del Valle d'Oria? Una squadra che ha diverse individualità di spicco, no? Beh, il Valle d'Oria, come l'hanno reso, da quelle preparate per cercare di fare il salto di categoria immediatamente, diciamo, anche se onestamente l'hanno resa qualcosa in più,
però il Valledolid, come hai detto tu, ha diversi giocatori di categorie abbastanza importanti, quindi quando si tratta comunque di una partita così secca tutto può succedere. Non mi sento di dire che uno o l'altro possa fare qualcosa di determinante. Sarà una partita sicuramente combattuta e mi auguro chiaramente che vinca il migliore, anche se noi avremo, come abbiamo saputo, onestamente saputo oggi, di avere due risultati su tre, però ripeto, per una squadra che non era costruita per certi traguardi, non è un vantaggio averlo, diciamo, mentalmente questa cosa qua, però da oggi cominceremo a cercare di fare di inculcare ai ragazzi anche questa situazione che può essere importante. Ecco, dei ragazzi che lei ha avuto quest'anno, quali sono quelli che le hanno dato maggiori soddisfazioni? Dei fuori quota? Ma guarda, le sorprese più grandi sono state veramente dei diversi fuori quota che hanno avuto un miglioramento costante durante tutto l'anno, perché chiaramente non è stato neanche facile per loro arrivare dagli allievi, ritrovarsi, scontrarsi in una realtà come la promozione, non era facile. E quindi la loro applicazione, e questo mi rende orgoglioso, che hanno avuto diciamo, la voglia di imparare, di mettersi a disposizione al 100% per la squadra, che anche il loro contributo è stato determinante. Certo, mister, per chiudere le chiedo come ha vissuto, insomma, la vittoria del campionato della Torres che è tornata ai professionisti. Quello chiaramente sono sicuramente molto contento, perché non sia stato anche un ex giocatore e dopo aver vissuto molte cose no, non felici di questa società, finalmente per adesso ritorna nei professionisti e mi auguro che ci possano essere dei progetti che possano portarla ancora più in alto, ecco, sarebbe meglio. Certo. Benissimo, Mite, noi la ringraziamo, facciamo un grande in bocca al lupo per la partita di domenica contro il Valledoria, facciamo davvero i complimenti per il lavoro straordinario che sta facendo con il Codrongianus, una bella realtà del campionato di promozione, un piccolo paese che sta veramente dimostrando di poter fare grandi cose, insomma, con la programmazione, soprattutto con l'umiltà che poi contraddistingue questa squadra. Certo, io vi ringrazio e spero di risentirvi al più presto per magari per festeggiare anche questo passaggio di turno. Certo, Vito. Grazie ancora, un saluto a tutti i tifosi del Codrongiano. Grazie a voi. Grazie, mister. Ok. A posto, adesso la carico nel sito e la metto tra un paio d'ore. D'accordo, Grazie, in bocca al lupo va bene, domenica. Crepi, ti ringrazio. Lì nel mezzo, figa ce n'hai, sai. Ci spostiamo a Usini per parlare dell'Usinese che si è salvata proprio nelle ultime giornate grazie all'avvento in panchina di mister Angelino Fiori che abbiamo in collegamento telefonico. Buonasera mister e benvenuto a Fuori Onda. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora mister, lei ci eravamo sentiti poco prima dell'esordio in campionato, è riuscito in annellare due vittorie e un pareggio prima dell'ultima partita del campionato, insomma a portare l'Usinese a quell'obiettivo che sembrava un po' difficile quando aveva preso la squadra. Beh, per la verità, insomma, senza voler enfatizzare la situazione, era un momento quando sono stato invitato a guidare la squadra, un momento difficile, perché i numeri indicavano impietosamente una classifica difficile, anche perché, ripeto, il tempo per recuperare era pochissimo, erano quattro gare, quindi quattro colpi, però dei quali l'ultimo praticamente, insomma, un colpo forse non da utilizzare, perché sulla carta, insomma, si incontrava Norese e al Frugheri. Quindi momento difficile, ho abbracciato questa la causa, diciamo così, insomma, ecco, anche se ero conscio che ci mettevo un po' la faccia, e anche perché soprattutto però
l'amicizia con De Rosa, Scott De Rosa, il presidente dell'Udinese, diciamo, è stata il motivo principale per cui ho accettato un impegno su una carta quasi proibitivo. Ecco, delle due vittorie tra Tonare e Lauras, qual è stata la più difficile? Ma diciamo la più difficile tra Tonare e Ghirazza. La più difficile certamente col Ghirazza, perché il Tonare è stata una gara difficile, sì, perché era il primo impatto, uno scontro diretto, ma molto più difficile, più difficoltosa in tutti i sensi la gara col Ghirazza. Col Ghirazza perché, così come vuole lo sport, come si usa dire, il Ghirazza non ha regalato assolutamente niente, e la mia non è una frase fatta, e ho piacere di esplicitare questo mio pensiero, già che è stata una gara vera, una gara vera, perché il Ghirazza, oltre a giocare nella formazione tipo, come era legittimo che fosse, ha interpretato la gara dal primo al novantesimo con la rabbia agonistica, con proprio lo spirito vincente, come se si trattasse dell'ultima gara, della gara della vita. Io questo ho apprezzato, e perciò, insomma, ecco, non avendoci regalato niente, soprattutto il Ghirazza, ecco, credo che la soddisfazione per quella vittoria, per quelle 2-1, credo che sia stata, diciamo, maggiore. Ecco, qual è stata l'atmosfera che ha respirato in questo mese di campionato dopo un anno lontano dai campi? Già mi pare che avevo precisato a lei in quell'intervista, che ricordo con piacere, di Aguilazza, che era stato un anno e mezzo, diciamo, sabbatico, come si suol dire, ma non per mia scelta. Il calcio mi è mancato in quell'anno e mezzo dopo l'esperienza con la Torres, e certamente, insomma, le mie erano domeniche abbastanza anomali, niente di tragico, per carità, insomma, però il calcio mi mancava. Questo mese in cui sono impegnato in questo campionato di promozione mi ha fatto tornare, per la verità, insomma, ecco, a quella dimensione, a quel clima, a quell'atmosfera che mi ha accompagnato da 73 fino a oggi, insomma, per quasi 40 anni. È stato un ritorno a quella che è stata, per la verità, insomma, è stato l'interesse più grande della mia vita. Ecco, mister, a chi dice che il calcio è cambiato in questi anni, lei come si sente di rispondere? Visto che ha una navigata esperienza, insomma, in merito. Il calcio è cambiato, io dico sempre la mia, voglio dire, il calcio è cambiato, credo, in peggio, ma non perché io, in virtù dei miei 67 anni, dei 40 anni in panchina, abbia la capacità di fare analisi assolutamente veritiere e credibili, ma perché posso dire a ragion veduta che il calcio è cambiato in peggio, in quanto, per esempio, la cifra tecnica dei diversi campionati, compreso quello di promozione, ecco, è certamente inferiore a quella del passato. Oggi il campionato di promozione è un campionato certamente impegnativo, ma ha una valenza tecnica e uno spessore tecnico-tattico che certamente non ha niente a che vedere con i campionati di promozione, ecco, relativi per esempio a 15-20 anni fa. Diciamo che c'è un po' più di atletismo quasi fosse nato, c'è un tentativo forse tatticamente di scimmiotare il calcio professionistico, ma di fatto è un calcio, diciamo, un tantino più ruspante. La differenza in questo calcio la fanno, ahimè, devo dire, soltanto alcune individualità o giocatori, diciamo, di esperienza che sono scesi di categoria, ecco. L'esempio può essere appunto la Nuorese di quest'anno, che ha asfaltato il campionato in virtù soprattutto, oltre che del collettivo, come si suol dire, ma della presenza di giocatori magari non più giovani, che però in un livello, diciamo, mediocre, posso dire, voglio dire, diciamo, hanno fatto la differenza, meritando ampiamente il primato. È un calcio dove per esempio c'è un tantino più di velocità, un calcio un po' più forsennato, ripeto, dove la componente atletica è evidente, però dove i valori tecnici, in maniera, cioè, intesi come qualità individuali, tecnica individuale, tecnica applicata, sono a un livello certamente più basso rispetto al passato. E poi devo dire una cosa, insomma, senza, sperando di non essere frainteso, si inneggia a questo calcio, diciamo, totale, a questo calcio dove tutti attaccano, ci si difende in 11, si attacca in 11. Sono situazioni praticamente di cui ci si riempie la bocca spesso, ma in realtà
è un calcio, diciamo, sul piano qualitativo un po' mediocre, e dove la sciagurata legge o norma dei fuoriquota penalizza in primis lo spettacolo e la qualità, ma non per colpa dei giovani, per colpa di chi ha inteso, per limitare i costi, mandare allo sbaraglio tantissimi giovani, cosiddetti fuori quota, che non sono ancora maturi per affrontare campionati impegnativi come quello di promozione. Vedere cioè 8 giocatori su 22, va bene, 8 giocatori su 22, cioè dei giovani, dei quali non tutti sono pronti per la promozione, o per l'eccellenza più su, o per la Serie D un po' più su, e significa depauperare il campionato di un certo spessore tecnico. Ripeto, non per colpa dei giovani, ma per colpa di chi a tutti i costi, in ossequio all'anagrafe, ecco, intende buttare i giovani nella mischia, ecco, con il risultato che 9 volte su 10 li si brucia, perché pochissimi fanno il salto di qualità. È vero che tanti giocano, molti si mettono in evidenza, ma in evidenza, voglio dire, in maniera forzata, voglio dire, ecco, quindi chi ha voluto questa norma, e mi scuso se sto andando su situazioni che magari non sono troppo attinenti al tema, diciamo, principale di questa intervista, il mio pensiero è che i giovani vanno inseriti, non come forzatura, non come norma, vanno inseriti nel momento in cui i tecnici e le società ritengono che siano adatti a interpretare ruoli soprattutto importanti, ecco, in questi campionati. Spesso sono giovani confinati sulle fasce, voi lo sapete benissimo, e tanto, ecco, sono confinati dove, come si suol dire, non fanno danno, va bene, ecco, esterni bassi o esterni alti, non che gli esterni non siano importanti, ma chissà perché, ecco, non si vedono mai fuori quota interpretare ruoli come un centravanti, come un regista, come un difensore centrale o spesso come un portiere importante. Sono tutti confinati in ruoli dove non fanno danno, come si suol dire. Quando vedrò, personalmente vedremo, giovani fuori quota interpretare ruoli determinanti, va bene, e non diciamo così, confinati in ruoli, diciamo, poco importanti, allora significa che i giovani stanno crescendo e che a livello del settore giovanile in Sardegna si lavora bene. Questo sarà il termometro del calcio che cambia e del calcio che avanza, quando i giovani fuori quota saranno gli interpreti, i protagonisti in promozione, in eccellenza, in prima, in Serie D, ecco, i ruoli che contano, non quando continueranno a essere a traino, diciamo, dei soliti importanti, per carità, no? Giocatori, diciamo, di una certa età, che continuano a fare mercato e continuano a dettare i ritmi del gioco e del mercato di Sardegna. È stato chiarissimo, mister. Per chiudere, l'ultimissima cosa, le chiedo, insomma, di chi è merito questa salvezza dell'Udinese, oltre che suo, ovviamente. Allora, io contrariamente, non vorrei essere tacciato di modestia, io credo, se sono stato chiamato così al posto di chi mi ha preceduto, sono stato chiamato in un momento difficile, credo di essere stato all'altezza, di aver contribuito, ecco, alla salvezza di questa squadra. Quindi, ripeto, contrariamente a quanto si fa in questi casi, io credo, ecco, di essere stato parte importante, ecco, per in questa impresa, ecco, e a quello che io ho fatto, insomma, il mio contributo si associa soprattutto quello di un gruppo di giocatori inossidabili, non campioni, squadra con molte problematiche, ecco, però giocatori che mi hanno accolto immediatamente, così, mi hanno dato piena disponibilità, e io in tempi stretti, grazie alla loro collaborazione, diciamo, sono riuscito assieme a loro a tirarci fuori. Ecco, e poi aggiungerei soprattutto anche in questo caso la società, in primis il presidente Torino De Rosas, grazie al quale, va bene, ecco, io ho interpretato, diciamo, il ruolo di chi, insomma, ha cercato di tirarle fuori, quindi ho risposto alla chiamata di De Rosas, e il contributo del presidente, diciamo, Facchetto, ecco, mi fermo qui, è stato importante, quindi il sottoscritto, i giocatori e la società, ecco, questo è quello che intendo, che questo è il mio pensiero, insomma, ecco. Benissimo, mi te la ringraziamo, è sempre un piacere ascoltarla, insomma, anche disquisire di argomenti, diciamo, che vanno al di là della partita domenicale, soprattutto che ci consentono di avere una visione d'insieme sul calcio sardo, su questa evoluzione, da chi ovviamente lo,
lo ha sempre vissuto sul campo attraverso quei protagonisti. Noi la ringraziamo, le facciamo ancora i complimenti per la salvezza lusinese e speriamo di rivederla anche l'anno prossimo su una panchina, insomma. Ecco, io ringrazio voi per avermi interpellato e se mi consente 5 secondi, ecco, per fare i complimenti ancora una volta alla Nuorese, che ha vinto con merito il campionato, diciamo lo ha asfaltato e soprattutto con la annotazione che ho già detto domenica scorsa, che ha guidato la Nuorese, un sardo, un collega, una persona seria, Gianni Coccone. Ecco, ogni tanto occorre ricordarsi di queste cose, perché in Sardegna di tutto abbiamo bisogno, fuorché di tecnici d'oltremare spesso che vengono e fanno i fenomeni. Gianni Coccone ha dimostrato che si può essere profeti in patria. Questa è l'ultima considerazione, forse la più importante delle cose che ho detto stasera. Assolutamente condividiamo questa sua riflessione. Mi sei ancora complimenti e un saluto ovviamente a tutti i tifosi dell'Usinese. Grazie, grazie a voi, grazie a voi. Grazie mister. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, a presto. Ciao, ciao, a presto. Sui polmoni una vita da mediano, con dei compiti precisi, a coprire certe zone, a giocare generosi. Parliamo del campionato di seconda categoria del Girone E. Questa settimana parliamo dell'Ottana, squadra che ha chiuso il campionato a quota 39 punti. Lo facciamo con Simone Unida in collegamento telefonico. Ciao Simone, benvenuto a Furionda. Ciao. Allora, il vostro campionato si è concluso domenica scorsa contro l'Arbatax, 7 gol, di cui 2 tuoi, insomma, la ciliegina sulla torta della stagione lottana. Insomma, dopo aver avuto un campionato in cui mi sono abbastanza bloccato, era doveroso almeno per me sbloccarmi e niente. La vittoria ci stava per il gruppo, su. Ecco, è stato un campionato nel quale voi vi siete presi le vostre soddisfazioni, insomma, visto che siete riusciti comunque anche con squadre come il Meana a ottenere bei risultati, no? Sì, quest'anno è stato un po' altalenante, abbiamo fatto la rompiscatola di quelle più forti sulla carta, abbiamo sono andati a perdere con le più piccole, abbiamo preso molti più punti in casa che non fuori. Potrebbe essere una cosa buona da cui ripartire per l'anno prossimo, almeno da migliorare in casa, dai. Ecco, rispetto diciamo a Sandro Moro, Gianfranco Lai, che tipo di allenatore è, visto che gioca anche? Un allenatore che fa giocare tutti e chi sta bene, almeno. Personalmente non è andato male, anzi, sono abbastanza soddisfatto di come è andato. Peccato per Sandro, perché le sue idee non hanno portato frutti. Ecco, ma secondo te la Baonese ha vinto il campionato con merito o ti aspettavi la vittoria di un'altra squadra? Per quello che ho visto l'ha vinto con merito, però se squadre come l'Orani e anche il Meano avessero avuto magari qualche elemento in più forse avremmo messo in crisi il loro campionato. Infatti erano vinto a 2 giornate dal termine, quindi penso proprio che la Baonese era quella da battere quest'anno, ma si poteva battere. Ecco, invece, come dire, voi come Ottana avete un po' sposato il progetto di molte scuole, quella di avere tutti i giocatori del posto, a parte Eugenio Brau, se non sbaglio eravate tutti di Ottana, giusto? Sì, di Ottana, molti ritorni da fuori. E niente, solo 2 ragazzi di fuori, anche Simone Sagoni di lei. Insomma, abbiamo fatto comunque un bel gruppo, è andata bene. Non ci si può permettere di fare grandi squadroni portando gente da fuori, quindi ci si arrende con i talenti del posto, dai. Certo, e tu dopo l'esperienza nei campionati giovanili, il salto in prima squadra per te com'è stato? Anche se avevi già fatto qualche presenza. Oddio, ho già giocato a Ottana in terza categoria. E anche a Boro, ricordiamo, in promozione avevi già fatto fuori quota, no? Sì, non ho provato, diciamo che non sono stato emozionato, forse dalla mia parte quest'anno non ho fatto gol, però ho avuto un po' di esperienza, almeno di non aver paura o emozione in certe partite, niente, cose che spero che vadano meglio più avanti. E qual è il più forte giocatore di Ottana in questo momento? Io no. A parte te ovviamente, visto che tu sei... No, forse nella nostra squadra, forse io Ottana, Alessandro Carta, che
conosci molto bene. Croce e Delizia, possiamo dire, Alessandro. Quando è in giornata è un giocatore di eccellenza, ma quando non lo è meglio che sia a casa, giusto? Sì, esatto. No, dai, comunque davvero forte, già c'ha tutto. Da centrocampo in su può giocare dappertutto. Può portarci anche le borracce mentre giochiamo. Ascolta, non diciamo di che cosa. Simone, ti chiedo invece come vedi la Ichnos in questi spareggi, giocherà contro il Burgos, secondo te può farcela, può sperare nel salto di categoria? Avendo seguito entrambe le squadre sarebbe molto bella vedere la partita, perché sinceramente sono giocato abbastanza alla pari, solo che c'è Arezzo che secondo me potrebbe essere fondamentale nel gioco dell'Ichnos. Quindi non mi stupirebbe che di chi è seguito la partita, o anche degli Ana, ovviamente. Il sempre vende Bomber, che insomma non ha ancora perso il vizio del gol. Forse dovresti imparare un po' da lui, no? Io personalmente avrei tutto da imparare da lui. Certo. Benissimo Simone, noi ti ringraziamo, ti facciamo i complimenti ovviamente a te e all'Ottana per questo campionato, siete stati comunque la mina vagante, come dicevi, del girone di seconda categoria, insomma, sperando ovviamente che anche l'anno prossimo insomma possa trovare spazio nell'Ottana, una squadra tutta fatta in casa e che insomma vi possiate, sì, perché no, insomma, puntare a qualcosa di più della salvezza. Sarebbe bello. Grazie ancora Simone. Per partita. Grazie. Grazie a te. Ciao. Bene, anche per questa settimana è tutto, io vi ringrazio per averci seguito fino a questo momento, ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti telefonicamente e con Fuori Onda vi do appuntamento la prossima settimana, ciao!